Morirai presto, è questo che ho sognato. Io resterò qua con Mortenza e a te verranno a prenderti tre angeli di fuoco, tre fereste che ti porteranno dritto all'inferno. L'ho visto come se fosse vero, ti prendevano, ti caricavano sul carro e ti spedivano dritto nel burrone. Mentre io mi godevo lo spettacolo dai gradini di casa, neanche lì fiatavi, muggivi come la vacca cubella che mi fissavi con gli occhioni verdi sgranati. Da pazza, gli angeli ti tenevano il balastrete e ridevano. Poi un colpo di frusta e la terra si è aperta tra fumo e scintille, un altro colpo e via che siete spariti tutti quanti in un abisso di fumo. A Zuleika cedono le gambe, le mani lasciano cadere gli stivali, prova a reggersi alla parete ma scivola a terra sul tappeto sottile che attutisce appena il freddo del pavimento. Magari non succederà subito, e la vampira sbandiglia compiaciuta. Lo sai anche tu, certi sani si avverano presto. Per altri ci vogliono mesi, succede quando già comincio a dimenticarmi. Zuleika riversa la vecchia, fa fatica, le mani non le obbediscono. La vampira se ne accorge, sogghigna malefica. Poi si siede sulla panca e si appoggia decisa al bastone. Non ci torno a casa con te, magari quello che ho detto ti ha messo in testa strane idee. Chissà cosa potresti farmi. Mentre io voglio vivere ancora a lungo, chiama mio figlio. Mi ci riporta lui a casa e lui mi mette a letto. Zuleika infila il tulup sul corpo nudo e accaldato. Lo tiene chiuso con le mani, entra in casa, torna con Mortezza, che rompe nello spogliatoio senza niente in testa e senza nemmeno scrollarsi la neve dagli stivali di feltro. Cosa succede? Eni corre dalla madre, le prende le mani. Non ce la faccio, sussurra la vampira con la voce che di colpo si è ridotta a un filo. Poi posa la testa sul petto del figlio, non ce la faccio più. Cosa succede? Cosa? Mortaza si inginocchia e le accarezza la testa, il collo, le spalle. Con la mano che le trema, la vecchia si slaccia a fatica, la testa è all'altezza del petto e nascosta i lembi. Nel triangolo di pelle chiara che fa capolino c'è una macchia di un rosso molto scuro, scarlatto quasi, con grossi punti di sangue rappreso. Il livido si stende oltre lo scavo della camicia, giù fino alla pancia. Perché? La vampira piega la bocca in una smorfia di stupore, mentre dagli occhi le scendono due grosse lacrime lucide che si perdono fra le rughe tremolanti delle guance. Si aggrappa al filo e trema senza un suono. Che cosa gli ho fatto? Cosa? Mortezza scatta in piedi. Sei stata tu, è il suo ringhio strozzato, mentre con gli occhi fulmina Zuleika e con la mano cerca la parete accanto. Trova i mazzi di erbe secche per la sauna, li strappa, li scaglia via. Finalmente la sua mano incrocia il manico della scopa, lo abbranca, lo brandisce. Non è colpa mia, è il gemito soffocato di Zuleika che scappa verso la finestra. Non l'ho mai toccata neanche con un...